Ciao a tutti! Oggi apriremo insieme questo pacco che contiene i colori acrilici della Magic Fly. Sono curiosissima di vederli nello specifico perché sono 30 e so che dovrebbero essere dei colori veramente brillanti e interessanti come prodotto per me, che soprattutto li utilizzo per fare le lanterne. E ho già qui con me anche un piccolo vasetto, così andremo subito a creare una lanternina e vedremo l'effetto che avranno questi colori sul vetro. Ovviamente, come dicevo, sono dei colori acrilici, non sono dei colori da vetro, solo che ormai mi conoscete e le lanterne le faccio con quelli. Qui ci sono altri due sigilli che eliminiamo subito. E voilà! Guardate che belli! Allora, credo di capire che sono messi in ordine cromatico. Ci sono i rosa qua, poi vanno a scurirsi, si passa poi ai viola, ai blu, verdi, arancio e poi bianco e marrone. Quello che voglio fare adesso è farvi vedere proprio come sono uno per volta. E poi sceglierò quali utilizzare per la lanternina. Ma è interessante appunto vederli tutti perché facciamo questo mix di review test e sicuramente c'è qualcuno che è interessato a vedere proprio ogni singolo colore nello specifico. Questo che mi state vedendo maneggiare da tre quarti d'ora è appunto il magenta. Proseguo poi sulla stessa linea e c'è un bel pink, quindi un bel rosa. Dopo abbiamo un rosso e qui in fondo ci sono un altro rosso, un rosso cremisi e questo qui che è proprio il classico rosso. Se mette a fuoco vi faccio vedere anche giù. E incomincio a tirare fuori quelli della seconda linea che sono appunto questo tipo di blu seguito da un particolare azzurro che si chiama Robin Egg Blue. Guardate che carino, questo è il prescelto numero uno per la lanterna. Poi ne prendo due e abbiamo un bel porpora e un violet. E qui in fondo c'è un bel pink macaron e lui è il secondo prescelto, quindi questi non li conservo. Terza fila, scopriamo. Verde marino, un sea green che è molto molto bello, dark green, quindi verde scuro, poi midnight blue che come vedete è proprio scuro scuro e qui in fondo abbiamo un blu classico e un deep sky blue, l'azzurro del cielo quando il cielo è proprio blu, bellissimo, li conservo per non creare caos quando vi faccio vedere gli altri. E procediamo con la quarta fila partendo da un'ocra, poi c'è giallo, bello vispo vispo, poi turchese e qui giù ci stanno un verde oliva e un verde molto primaverile, effettivamente si chiama spring green ed è il tipico verde della natura che rinasce in primavera, guardate quel verde tenue, molto molto bello. Quindi altra fila, conserviamo e procediamo con questa qui, ne tiro fuori due, perfetto nero e arancio sangue ed è un bellissimo colore che sembra quello delle arance sanguinelle, ma devo ammettere che questo colore richiama anche tantissimo il corallo e il pesco, anche se credo che lì in fondo ne intravedo già uno che richiama ancora di più il pesco ed è non questo, ma questo, a noi è proprio arancione, quindi sì, pesco direi piuttosto questo. E poi abbiamo un Mars Orange, quindi tipico colore di Marte. E poi c'è un giallo limone, anzi lo chiamo solo limone, ed effettivamente è proprio il colore tipico dei limoni. Qui c'è praticamente un nude, un fantastico colore nude che vorrei testare, ma avendo già scelto il Pink Macaron, non vorrei che poi siano un po' simili. Comunque lo tengo d'occhio. Seguito dal grigio. Se mette a fuoco lo vedete meglio. Sì. Poi
Poi ci sono bianco e sienna e infine abbiamo un saddle brown ed è un bel marrone abbastanza scuro. Allora, questi sono tutti e 30 i colori. Ecco qua. Ho detto che voglio sceglierne 3 e tra poco vi svelo il motivo di averne scelti proprio 3. E tra tutti quelli che abbiamo conservato, dai, proviamo proprio questo. La mia idea è di fare una lanterna facilissima utilizzando solo i colori e passando in un secondo momento la colla vinilica per fermare un po' il tutto, e userò 3 pennelli, uno più largo, 2 più stretti, anzi non questo che è troppo stretto, ma questo qua che è simile all'altro. E quindi questa piccola lanternina sarà un susseguirsi di linee verticali di diverse dimensioni, e per questo motivo ho scelto 3 colori perché mi sembra un buon compromesso. Do una agitatina e poi credo che ogni colore, di solito esatto, ha la copertura, altrimenti tende a seccarsi già da nuovo. Ecco qua, si sta sollevando e guardate già quanto è bello. E ne prelevo un po' con il pennello più sottile per poi fare una striscia. Ecco qua. A parte l'imprecisione, sono comunque soddisfatta del colore e della stesura. Poi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima per il rosa, anche con questo azzurro, e faccio in questo modo, anche se poi a conti fatti sembra che la dimensione non sia poi tanto diversa. Guardate, questi colori sono super pigmentati e si stendono davvero bene. Allora, questo colore in fotocamera stranamente sembra più cupo rispetto a com'è. In realtà è un colore molto molto brillante. E vado a fare la terza linea, che in realtà doveva sembrare più sottile dell'altra, ma sembrano tutte abbastanza simili, quindi va bene, anche se sto facendo un pasticcio. Quindi procedo con il rosa e cerco pure di sistemare il danno fatto. Allora, 2 facce su 4 sono colorate. Adesso di nuovo il turno dell'arancione, che stendo fino a sopra. Dopo mettiamo il rosa macaron. Quindi, allora, il barattolo risulta così. Non è una grande idea, ma ci ha consentito di fare il test e di conseguenza voglio anche provare l'effetto che questi colori hanno sul vetro e nell'adattamento alla lanterna, anche se, come dicevo, ancora non ho aggiunto la colla vinilica. Do una passata anche qui. Quello che voglio fare, come ho detto già un milione di volte, è dover ripassare tutto il vasetto con la colla che proteggerà i colori, ma siccome questo è un test e sto provando appunto i colori, posso bypassare il passaggio della colla, e che farò in un secondo momento, quindi non in video, insomma lo farò dopo se voglio tenere il vasetto. Voglio però provare l'effetto che fa appunto mettendo dentro una candelina. 3, 2, 1. Ed ecco qua l'effetto. Benissimo, ve la faccio vedere anche girandola. Guardate, si notano proprio le pennellate ed è una cosa caratteristica ovviamente dei colori quando li utilizziamo sul vetro, cioè gli acrilici sul vetro. E di solito camuffo questo effetto, comunque rimane, però diventa meno evidente quando metto la colla. Ma pensare che in questo caso non c'è colla e quindi si tratta solo di passate nude e crude sul vetro mi soddisfa già tanto, perché questi colori scrivono benissimo. Devo ammettere che sono sorpresa dalla scrivenza e ho provato colori di tantissimi marchi e questi devo dire che sono sicuramente tra i migliori. Per cui posso dire che da questo test, riaccendo i fari,
traggo delle conclusioni che sono sicuramente positive. Detto questo, scappo a lavarmi le mani perché guardate qua, e ho sporcato anche il piano come al solito, ma sono super contenta di aver fatto con voi questo video on the road, e mi mancava tanto, tra l'altro, perché era da diverso tempo che facevo dei video, anzi da diverso tempo che ne registro pochi, ma quelli che facevo sono abbastanza statici con i tagli, si perde un po' di quella naturalezza che invece di solito mi piace avere. E nulla, se avete domande su qualsiasi cosa chiedetemi tranquillamente. Io vi mando tanti baci. E piccola aggiunta, come vedete, questo è il bello del fare le cose insieme. E sto sistemando tutto per fare una bella miniatura, una bella copertina al video, ma mi sono resa conto che nel pacco c'erano anche i pennelli e me ne sono accorta solo adesso. Quindi, e voilà, c'è una cosa in più. Ciao di nuovo!